Si chiamava Nadia De Jager, era, diciamo così, a capo di una società, di una ditta a livello immobiliare, e pensate che questa donna avrebbe fatto fuori i figli Alexander e Maximus. Maximus aveva 7 anni e Alexander 9. I corpi trovati giovedì dalla polizia a Belvedere, nella parte meridionale di Londra. C'è stata una segnalazione da parte dei rimpettai, ossia dei vicini di casa. Le indagini sono orientate subito sull'ipotesi bella e buona, quella di suicidio, o meglio, omicidio-suicidio. Gli investigatori hanno trovato, diciamo così, i corpi dei figli, la donna poi che si è uccisa. I vicini ricordano, o meglio, le persone comunque care a questa famiglia, ricordano tutti come una famiglia davvero meravigliosa, non aveva mai dato segni di squilibrio, eppure però la donna di 47 anni di età ha deciso di far fuori i figli e poi uccidere se stessa. In pratica li avrebbe letteralmente strangolati. Una vicenda questa che ha dell'incredibile, che turba, che sciocca, che lascia l'amaro in bocca e che ci fa capire come a volte la psiche umana arrivi a livelli davvero inderecondi, o meglio, allucinanti, assurdi. Ecco, questo è solo uno dei tanti casi di cronaca nera che accadono ogni giorno, non bisogna stupirsi, perché questa è una realtà vera e normale. Da narratore italiano di YouTube Italia è tutto, iscrivetevi al canale e commentate. Ciao a tutti e una buona giornata.